Quando a gennaio di quest'anno Nintendo annunciò Labo, ero molto scettico, così come la stragrande maggioranza di persone, perché nel 2018 annunciare un videogioco che ti devi costruire, essenzialmente, è un po' già una presa per il culo. Se poi il videogioco è di cartoncino, è ancora peggio. Dopo l'annuncio rimasi un attimo perplesso perché come può Nintendo, proprio nel 2018 appunto, lanciare questa moda del cartoncino? Era un po' un azzardo e pensandoci bene ci vogliono due palle quadrate per fare una cosa del genere. E Nintendo si è messa in gioco e sta puntando davvero tanto sia su Switch che sul Labo. E che fosse proprio Nintendo Switch quello che serviva a Nintendo per ripartire, per rimettersi in gioco e per osare, perché per azzardare, perché Labo è un azzardo, è un azzardo che ti costerà milioni se fallisce. Eppure, da quello che ho letto, le vendite stanno andando benissimo. Molti pre-order, molte vendite fatte il giorno dell'uscita e continuano a vendere numeri e numeri. Io sinceramente, come ho detto, ero scettico, però ho detto facciamo una cosa, azzardiamo, facciamo come Nintendo, azzardiamo e compriamo Labo. Se poi va bene, bene così, se va male, ho buttato un po' di soldi. E sinceramente Labo mi sta piacendo un casino. È davvero divertente. La cosa più divertente, a parte ovviamente il gioco dopo la costruzione, è appunto la costruzione di per sé dello shield, di quello che poi sarà il cuore, diciamo, di Nintendo Labo. Tipo per esempio adesso sto costruendo la moto. Nel primo video di Labo ho costruito la macchinina radiocomandata. Sì, era la cosa più semplice, volevo iniziare con una cosa semplicissima e ho fatto appunto la macchinina, 10 minuti, e l'ho fatta velocemente. La moto già ci voleva tra i 50 e i 90 minuti, ci ho messo appunto 1 ora e 10 per farla, quindi benissimo. Però la parte più divertente, per quanto mi riguarda per il momento, è la costruzione. Ovviamente domani vedrete anche il video dove provo il videogioco e devo ammettere che il giroscopio del Nintendo Switch è 150.000 volte meglio di quello del 3DS. È una cosa assurda come risponde bene, non c'è input lag, non... Cioè praticamente tu quando acceleri con la moto, poi lo vedrete domani nel video, quando acceleri devi effettivamente il giroscopio risponde bene, quando sterzi la cosa avviene immediatamente con una sensibilità davvero alta, quindi se sterzi poco, sterza poco anche nel videogioco, se sterzi tanto, sterza tanto, puoi fare sterzate brusche e funziona, impennate e quant'altro, è davvero una figata pazzesca. È stato costruito ad hoc, è stato secondo me perfezionato da quando hanno deciso di avviare il progetto Switch, davvero è una cosa troppo divertente. E probabilmente nel corso delle prossime settimane, se trovo il tempo, faccio anche gli altri kit, perché uno che mi sta davvero intrigando, anche vedendo le video, è il pianoforte. È davvero interessante il pianoforte, puoi fare delle melodie anche particolari. Ho visto persone che hanno ricreato intere melodie complicatissime. Davvero, secondo me Labo non è proprio un successo planetario, però le vendite stanno andando e Nintendo è stata furba a non oscurare Labo con altri grandi annunci. Infatti, a parte Super Smash Bros, che poi è stato 20 secondi di video, sono stati 30 secondi, quanto è stato? Non abbiamo visto nulla se non il logo, Mario e Link. Poi Link di Breath of the Wild, insomma, non è un classico Link di Twilight Princess a questo punto, possiamo dire. No, era Link di Breath of the Wild, sinceramente, quello basta per metterti l'hype. Già bastava solo il logo di Smash Bros, poi vedi Link di Breath of the Wild e dici, porca miseria, questo sarà una cosa assurda.
E sinceramente io sto tantissimo in hype perché voglio portare portare una serie di combattimenti sul canale per quanto riguarda Nintendo Switch, Smash Bros. Switch. Davvero, sono tantissimo in hype. Vi lascio al video e domani caricherò comunque sia io che gioco appunto con la moto, è fenomenale. Inoltre vi ricordo che alle 6 esce un altro video, ovviamente in Azum Eleven 3 Lampo Folgorante.